Sia la semplice gestione passiva della palla e, a maggior ragione, l'elaborazione della manovra d'attacco finalizzata alla conclusione in porta hanno bisogno di una preparazione corale e dinamica di tutto il gruppo. Proprio i dinamismi di scambio continui e ripetuti rendono necessaria l'acquisizione di automatismi di gruppo da perfezionare con esercitazioni ad hoc. Realizzazione schema a stella con un pallone. Realizzazione schema stella con due palloni. Realizzazione schema a stella con passaggio alto e numero di tocchi libero per ogni giocatore, ma con obbligo di controllo e passaggio con lo stesso piede. Realizzazione schema a stella con passaggio alto, con controllo e passaggio da effettuare con il piede meno affidabile e possibilità di tocchi intermedi, liberi, nella preparazione del passaggio. Muro in circolo ad un tocco, con esempio di ricerca del passaggio di appoggio su compagno che si propone per lo scambio. Realizzazione schema a croce con controllo in movimento del pallone e passaggio al compagno con l'esterno del piede destro. Realizzazione schema a croce con controllo in movimento del pallone e passaggio al compagno con l'esterno del piede sinistro.